Su questo canale ho parlato molto di Grand Theft Auto 6. Più ci saranno informazioni, tanto più continuerò a proporle a tutti voi. E nonostante ci siano persone che cercano di negarlo, questo sarà il lancio più grande di tutti i tempi. GTA V, ad esempio, è riuscito a vendere oltre 11 milioni di copie in sole 24 ore. E a settembre sono state raggiunte oltre 185 milioni di copie, rendendo GTA V il secondo gioco più venduto di tutti i tempi, secondo solo a Minecraft. Più il reveal di GTA 6 si avvicina, più trapelano dettagli del gioco e presunte informazioni. In questo video cercheremo di analizzarle, ma lascerò a voi il compito di giudicarle, scrivendo nei commenti il vostro pensiero al riguardo. Hola Gringos e benvenuti a tutti. Stai guardando Mucchio TV e io sono VG Future. Lascia un like per supportare il mio lavoro ed iscriviti al canale se sei appassionato di GTA 6 e di tutto il mondo di Rockstar Games, perché oggi parleremo di molte informazioni interessanti. A distanza di un anno dal grande leak di informazioni ad opera di un ragazzino 17enne che ha hackerato Rockstar Games e che ho trattato qualche video fa, quasi ogni settimana emergono nuovi dettagli come documenti e screenshot inediti, ma tutti da verificare in quanto a legittimità. Ma indipendentemente da come la pensiate su tutti gli screenshot trapelati di GTA 6 di recente, ne è emerso uno che sembra confermare un monumento della Florida presente di fatto nel gioco. Come sapete, Rockstar ama parodiare i monumenti della vita reale nei giochi di GTA. Ci sono innumerevoli esempi. Voglio dire, un sacco di monumenti della California del Sud sono stati ricreati nella mappa di GTA 5 e la stessa cosa è successa in GTA 4. Quindi, naturalmente, con GTA 6 che si svolge in una versione parodistica della Florida, possiamo aspettarci diversi monumenti della Florida che avranno la loro versione in GTA. Uno di questi monumenti sembra essere il circuito internazionale di Sebring. Uno screenshot trapelato mostra una pista da corsa che assomiglia in modo inquietante al circuito di Sebring, che è un monumento importante in Florida. È a circa 3 ore e mezza di auto da Miami, quindi ovviamente è probabile che Rockstar si prenda delle libertà creative per renderla un po' più vicina alla città principale. Ma il circuito di Sebring nella vita reale è una parte molto importante della Florida. È stato in funzione per oltre 70 anni ed è stato persino una base di addestramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi, se Rockstar sta cercando di ricreare tutti i monumenti importanti della Florida, non ho problemi a credere che includeranno il circuito internazionale di Sebring nel gioco e riguardo la posizione si prenderanno sicuramente delle libertà creative per la sua realizzazione rispetto a Miami o Vice City. Oltre allo screen del circuito, c'è anche un'altra leak che riguarda la mappa che ha iniziato a circolare su Reddit qualche giorno fa, che sembra confermare, almeno in parte, le dimensioni enormi del gioco. L'utente di Reddit che ha fatto trapelare l'informazione è stato rimosso dalla piattaforma per ovvi motivi, ma questo dimostrerebbe la legittimità del leak. La distanza visiva nello screen conferma che la mappa di GTA 6 sarà incredibilmente grande e, ammesso che funzioni senza problemi, dovrebbe essere un risultato tecnico notevole. La quantità di area di gioco popolata sullo schermo contemporaneamente è diversa da qualsiasi altra cosa abbiamo visto in passato su un gioco Rockstar, e questo leak sembra confermare le precedenti notizie che la mappa del gioco si estenderà ben oltre la città principale. Nel caso ve lo foste perso, permettetemi di mettervi al corrente. Alcuni leak hanno sostenuto che la mappa di GTA 6 includerà diverse grandi aree metropolitane e un certo numero di aree rurali, meno popolate. Avere diverse città principali in GTA 6 sarà pazzesco. Non vedo l'ora di vedere come Rockstar differenzierà le varie aree giocabili l'una dall'altra. Sono anche curioso di vedere da cosa trarranno ispirazione le diverse ambientazioni. Sappiamo che Vice City sarà basata su Miami, ma che dire delle altre ambientazioni? Da quali luoghi reali della Florida prenderanno ispirazione? Beh, il tempo lo dirà. Ma state certi che la mappa di questo gioco sarà enorme e molto più popolata di qualsiasi cosa Rockstar abbia mai creato prima.
Interessante notare che il decimo anniversario di Grand Theft Auto 5 è arrivato e passato la scorsa settimana. Buon compleanno Rockstar, è uscito il 17 settembre 2013. Penso che molte persone, me compreso, si aspettassero che Rockstar anticipasse il prossimo capitolo di questa serie nel decimo anniversario. Ma come avrete notato, non è successo nulla. Rockstar Games ha pubblicato un post su Twitter che rifletteva sul lancio di GTA V e sulla crescita nel corso degli anni. Hanno scritto: «Oggi, nel decimo anniversario ufficiale di Grand Theft Auto 5, vorremmo ringraziare voi, i nostri giocatori, per il vostro incredibile supporto negli anni. Questa incredibile comunità è la ragione per cui GTA V è prosperato attraverso molteplici generazioni di console e ci ha dato l'opportunità di far crescere e aggiornare GTA Online con nuove funzionalità e contenuti nell'ultimo decennio. E il vostro supporto è stato davvero incredibile. Un enorme grazie a chiunque abbia giocato, creato o condiviso materiale del mondo da Los Santos alla contea di Blaine». Rockstar ha anche rilasciato un set di costumi e oggetti online ispirati ai tre protagonisti della campagna, insieme ad alcuni bonus in-game. Avete ottenuto ricompense quadruple in determinate missioni, ma per quanto riguarda le notizie sul futuro della serie, siamo rimasti a bocca asciutta. La comunità di X non è rimasta contenta sull'aggiornamento dello store, con molte persone frustrate per la mancanza di notizie su GTA 6. Posso capire l'irritazione. La comunità è la ragione per cui un gioco di 10 anni come GTA V è ancora uno dei più grandi al mondo, anno dopo anno. Quindi potete immaginare che i membri della comunità sentano che il loro costante supporto dovrebbe valere qualcosa per quanto riguarda il futuro della serie, giusto? Beh, purtroppo ancora nessuna notizia ufficiale su GTA 6. Almeno non con il decimo anniversario di GTA 5, come molti di noi pensavano sarebbe successo. Ma detto questo, sono sicuro che almeno uno di voi ha visto i tweet che affermavano che in realtà è stato rilasciato un teaser di GTA 6 nel decimo anniversario di GTA 5, quindi permettetemi di parlarne. L'immagine promozionale dell'ultimo aggiornamento di GTA Online era un omaggio a uno dei promo di GTA 5, quello che avete visto tutti, con i tre personaggi principali che camminano verso la telecamera con il ponte dietro di loro. Rockstar ha pubblicato una promozione sui social media che mostrava alcuni personaggi online che ricreavano questo scatto promozionale di GTA V, ma con alcune piccole modifiche che alcuni giocatori credono possa essere un'anteprima del prossimo gioco. Nella nuova versione dell'immagine c'è un aereo che non c'era nell'originale, così come un palo del telefono che assomiglia a un 6, i numeri romani sul lato. Alcuni giocatori lo hanno interpretato come un indizio sottile che le notizie su GTA 6 arriveranno presto su internet. Ma onestamente non ne sono sicuro. Da una parte Rockstar potrebbe aver messo il palo del telefono a forma di 6 lì apposta, come modo per generare hype per GTA 6, perché sanno che i fan su internet analizzeranno tutto e lo analizzeranno fino in fondo. Ma alla fine, se avessero voluto darci notizie su GTA 6, l'avrebbero già fatto, giusto? Rockstar aveva l'opportunità perfetta per mostrare alcune notizie su GTA 6 e ha scelto di non farlo. È anche possibile che questo palo del telefono che sembra un 6 sia una coincidenza e che questa sia solo l'ennesima conferma dell'hype che c'è intorno al gioco. Ma anche fosse che il palo del telefono sembri davvero un 6 fatto apposta da Rockstar, probabilmente è solo perché vogliono che la gente parli del gioco e non perché hanno qualcosa di specifico che vogliono mostrare. Il buzz marketing ha sempre funzionato e Rockstar è maestra in questo, da sempre. Personalmente penso che questo palo del telefono a forma di 6 sia stato fatto apposta da Rockstar, ma solamente per generare hype. Diciamo che si è trattato solo di un accenno dell'esistenza di GTA 6, che Rockstar sta usando per assicurarsi che la gente tenga vivo il passaparola. Questo è tutto ciò che si sa finora. Le dimensioni e l'ambito fuori scala della mappa, la densità di popolazione e infine il circuito internazionale di Sebring, che è un luogo iconico per la Florida. Quali altri punti della Florida vorreste vedere in GTA 6? Scrivetemi nei commenti le vostre considerazioni. Se volete c'è anche il nostro gruppo su GTA 6 e il link è in descrizione. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo la prossima volta, sempre qui, su Mucchio TV.